Ciao a tutti da Genoa Warm Up, la sesta puntata, un format veramente incredibile, nuovo, ci piace, ringraziamo Genoa Channel perché siamo in diretta proprio su Genoa Channel. Allora, io sono Sergio Labruna, Radio Italia Solo Musica Italiana, l'entertainment partner del Genoa, e chi c'è lì? A Luigi Ferraris, bella voce storica, la voce storica del Genoa, Andrea Carretti, ciao e buon pomeriggio! Ciao Sergio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i tifosi che ci seguono in Genoa Warm Up, questo pre-partita che ci avvicina in qualche modo nonostante le difficoltà di questo periodo alla squadra. Anzi, chiediamo ai tifosi di continuare ad incitare i nostri ragazzi attraverso la chat live che poi avremo modo di leggere durante la nostra diretta, che come sapete dura una trentina di minuti nel pre-partita, e avremo modo appunto magari di fare anche delle domande agli ospiti che come sapete abbiamo in ogni puntata. Il primo di oggi è un ospite molto caro ai tifosi rossoblu, Luca Chiappino, mister della primavera del Genoa, da anni tecnico delle formazioni del Genoa. Ciao Luca, grazie di essere con noi. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Ciao a tutti. Senti Luca, la prima domanda è proprio questa: come si trasferisce a dei giovani, visto che tu il settore giovanile lo conosci molto molto bene, la genuanità, lo spirito, l'appartenenza, come la si trasmette da mister? Non solo l'aspetto tecnico, quindi. No, ma noi cerchiamo di far capire loro quelle che sono poi le peculiarità che deve avere un calciatore del Genoa, che sono quelle proprio della dedizione, della voglia al sacrificio, della passione, dello stare bene insieme, del creare proprio gruppo, proprio squadra. Questo è fondamentale. Noi su questo ci puntiamo molto, e a volte devo dire che siamo anche abbastanza fortunati, perché tutti i nostri gruppi di lavoro, parlo di tutto il giovanile, ci sono dentro personaggi che sono nati in città, che hanno giocato magari nella nostra società, perciò conoscono bene il vissuto e la storia della nostra società, e questo loro possono aiutarti molto da questo punto di vista, è ovvio, perciò fargli conoscere anche quello che è lo storico della nostra società, questo è importante. E certo, quando poi si fa parte di una società storica importante come il Genoa, indubbiamente è uno degli aspetti più importanti. Luca, nel tuo curriculum leggo che hai fatto un anno alla SPAL. Quali sono i tuoi ricordi di questo periodo? Ma ero molto giovane, è stato il primo anno che sono uscito di casa, andai in prestito un anno, la SPAL era in C1, come allenatore c'era Galeone, era la prima esperienza dopo aver esordito e fatto 10-15 partite, mi sembra, la nostra società, mi mandarono un anno in prestito in questa società. Devo dire che è stata un'esperienza importante, perché 17-18 anni esci di casa per la prima volta, ti senti già ometto e non lo sei, perciò fai gli errori che fanno tutti i ragazzi giovani quando vanno fuori la prima volta di casa, che pensano di poter tutto, no? Invece non è così. E fortunatamente comunque avevo sempre una società importante come il Genoa alle spalle, che mi seguiva anche a distanza. È stata poi Ferrara, una città favolosa dove si vive bene, si riesce a far calcio nella maniera giusta, perché c'è tifo, c'è passione, però c'è anche distacco, cioè nel senso, tu cammini per strada, ti lasciano vivere sereno, tranquillo, cioè ti mettono in condizioni di fare al meglio il tuo lavoro. E per un ragazzo giovane fuori di casa per il primo anno è stata un'esperienza altamente formativa, importante, di quelle da ricordare, insomma. Sì. Grazie Luca, torneremo da te tra poco. Allora Sergio, abbiamo anche un ospite del gentil sesso oggi. Allora, esatto, infatti è con vero piacere perché è la prima volta, primo volto femminile, no? In Genoa Warm Up. Sì. Beh, e che volto femminile, ragazzi, Arianna Giupponi, giocatrice della prima squadra femminile del Genoa, neopromossa in Serie C, quindi complimenti Arianna e benvenuta. Grazie a tutti, buongiorno. Arianna, allora sei fresca, dicevamo appunto, insieme alle tue compagne, di una bella promozione. Cosa ha significato per te questo traguardo? Allora, sicuramente è un traguardo importantissimo, è una soddisfazione veramente unica, che rende merito a tutti gli sforzi e all'impegno che noi ragazze abbiamo messo quest'anno e anche negli anni precedenti. E inoltre ci ripaga da tutti i sacrifici che abbiamo fatto, e sacrifici nel conciliare gli allenamenti con la scuola, perché comunque è importante, è una situazione importante, e la nostra felicità è stata
doppia, possiamo dire, con questa notizia della promozione, appunto perché con il lockdown, il coronavirus e tutte le varie complicazioni non sapevamo cosa ci portava in serbo il futuro, e quindi è stata proprio una boccata d'aria fresca, diciamo. Eh beh, certo. Ascolta, Arianna, giochi nel Genoa da 4 stagioni. Percepite il peso di questa maglia, che quella maglia che indossate, cioè anche solo pensando alla storia del club? Certo, allora, appunto, a livello storico indossiamo una maglia che è proprio importante, e quindi sarebbe impossibile non percepirne il peso. In più questo peso è aumentato, amplificato dall'importanza e dall'impegno che ha messo il club del Genoa nel creare un settore femminile, e devo dire che lo sta anche portando avanti in maniera ottimale. Quindi è proprio una grande responsabilità scendere in campo e onorare la maglia, e ovviamente non vogliamo deludere le aspettative e dobbiamo centrare tutti gli obiettivi che sono prefissati. Sergio, volevo fare una domanda tecnica ad Arianna, perché lei è un centrale adattato all'esterno sinistro, e il mister è molto contento che lei giochi in questo ruolo e la vede ottimale. Ma chiediamo a lei, sei contenta di essere stata spostata? Vorresti cambiare ruolo un domani? Cosa ci dici? Allora, io sì, sono nata come centrale, però già dall'anno scorso mi hanno adeguata a giocare a terzino, che poi alla fine non sono così distanti come ruoli. E quest'anno, grazie alla fiducia che mi ha dato il mister De Guglielmi, sono migliorata tanto in questo ruolo, e quindi possiamo dire che me lo sento mio. E ciononostante ho giocato anche partite da centrale, quindi alla fine mi adeguo in tutti e due i ruoli, anche se ovviamente ho sempre tantissimo da imparare in entrambi. Scusa Andrea, siccome leggiamo un po' le varie chat che stanno arrivando, quindi Genoa Warm Up è social, ci sono i tifosi che ci stanno ascoltando, che vogliono fare delle domande, quindi leggiamo allora, magari qualche messaggio. Sentiamoli un po', allora intanto salutiamo Francesco Parodi che butta un Forza Genoa, dai ragazzi, è l'ora di tirare fuori gli attributi, e poi abbiamo Feria Palpato che dice... tanti cuori rosso-blu, Bamba, grande mister, un saluto a mister Chiappino, poi Edoardo dice Forza Grifone, dai, Cres, grande Flavio, Flavio ti aspettiamo in prima squadra, già svelano il prossimo ospite, e poi Lorenzo Cappello dice Arianna, Capitan Futuro, Davide Alfonso dice Aleo, insomma tanti tifosi, continuate a commentare sulla chat, avremo il piacere di leggere eventualmente le vostre domande ai nostri ospiti. Dicevo che i tifosi già ci svelano, anche perché è inquadrato il nostro terzo ospite, che ringraziamo di essere con noi, Flavio Bianchi, capitano della Primavera, attaccante del Genoa. Grazie Flavio di essere a Genoa Warm Up. Grazie a te Andre, ciao a tutti. Allora intanto benvenuto, prima di tutto ti chiedo un bilancio della stagione della primavera, che purtroppo ha visto la sospensione del campionato a causa virus. Purtroppo, come hai detto tu, la sospensione non ci ha aiutato, un campionato che stavamo facendo molto bene rispetto all'anno scorso, dove purtroppo c'è stata la retrocessione e poi il ripescaggio, mentre quest'anno stava andando bene, siamo partiti forte e stavamo facendo bene, poi abbiamo avuto un periodo di calo, ci stavamo rialzando e poi purtroppo è arrivato questo virus che non ci ha permesso di arrivare dove ci eravamo prefissati. Poi non si sa mai, eravamo lì a ridosso dei playoff, quindi non si sa mai. Non si può assolutamente dire. Senti, Flavio, facciamo finta che non ci sia ospite mister Chiappino. Raccontaci un po', che tipo è, severo, giusto, com'è, duro? È duro per le cose giuste, diciamo che è un po' un sergente sulle cose che sono giuste, ecco, ti prepara al meglio per andare a affrontare il calcio dei grandi in maniera più umile possibile, ti limita in molte cose che magari alla nostra età possono sembrare banali, però ormai si sono persi tanti valori, noi giovani abbiamo perso tanti valori di umiltà, di educazione, tante cose, e in queste cose il mister
oltre che a livello tecnico e di preparazione del mister, su queste cose è veramente molto bravo, devo ammetterlo. Beh, bisogna ammetterlo, ma anche dire che, e soprattutto nelle giovanili, i mister hanno un compito non solo tecnico, ma anche veramente formativo. Perché a livello proprio personale, soprattutto oggi con i social, con la tanta popolarità, col giro del calcio, esatto, indubbiamente tenere i ragazzi coi piedi per terra è una delle cose più importanti, e solo dei mister che sappiano trattare coi giovani nel modo giusto lo possono fare. Esatto. Dalle tue parole capiamo che mister Chiappino indubbiamente, esatto, è uno di questi. A livello giovanile è il massimo, è quello che precede il calcio dei grandi, ecco, mettiamola così. Bene, bel complimento. Bene. Dai. Grazie Flavio, ma io con lui ho discusso parecchio, io con loro discuto, non ho filtri, nel senso, sono chiaro, gli dico quello che penso in quel momento. Loro devono capire che quando gli dico qualcosa è perché noto qualcosa che non va. È inutile girarci intorno alle cose, perché poi dopo, quando vanno a lavorare con i grandi, devono saper farsi accettare, farsi apprezzare. E delle volte invece i ragazzi purtroppo oggi sono un po' superficiali in alcune cose, e non dico che lo facciano apposta, però non pensano che a ogni azione corrisponda una reazione, e loro devono essere preparati a sapersi comportare. Ecco, a proposito, scusami Andrea. Allora, dicevo, mi ricollegavo perché, avendo un figlio di 18 anni, stavo rivedendo tutta la mia vita di fronte quando Luca diceva questa cosa. vai pure, Sergio. No, infatti ero curioso, Luca, mister. Sì. Mister Nicola, come te, è fortemente legato al club, no? Prima come calciatore e in qualità di tecnico, ti riconosci in lui? Guarda, noi abbiamo vissuto il settore giovanile in tempi diversi, però abbastanza vicini, perché io uscivo dal settore giovanile quando lui c'entrava. Certo. Perciò io l'ho visto davvero ragazzo giocare nella nostra primavera. Perciò lo conosco da tantissimi anni. Lui poi ha vissuto la nostra città, vive la nostra città, conosce qual è la... com'è importante per chi vive a Genova, chi è genuano, la squadra, la società. Perciò lui sicuramente, dal punto di vista, appunto parlavamo della genuanità, no? Del fondo, del senso, sì, d'appartenenza, in questo è avanti rispetto a tanti altri tecnici che sono stati anche bravi, che sono stati a Genova. E in questo ci si riconosce. Poi abbiamo avuto gli stessi maestri nel settore giovanile. Io ho avuto nel settore giovanile Claudio Maselli, che per me è il maestro numero uno, ho avuto Attilio Perotti, dirigenti del calibro di Piero Spirito, di Amilcare Pallotti, tutta gente che ci ha insegnato davvero a conoscere, a vivere il mondo Genoa. Perciò in questo siamo molto simili. Io volevo fare una domanda ad Arianna rispetto alla prima squadra. Arianna, allora, di questo Genoa, di questa prima squadra, ci fai il nome di due giocatori che ammiri in particolar modo e ci dici anche il motivo? Allora, ti direi, vai, capitano Criscito, perché per tutta la grinta, per tutto l'impegno e soprattutto per essere proprio uno spirito guida alla squadra, e anche con la affabilità che mostra tutti i vari tifosi, e sia grandi che piccoli. In più anche direi Perin, perché in questo periodo sta facendo bene e dà sicurezza alla squadra, e perché riesce sempre a salvare, più che a salvare, a mettere una pezza anche nei momenti di difficoltà. Beh, quello, ci ricolleghiamo un po' al discorso che stavamo facendo prima con Mister Chiappino, no? Hai citato due nomi di due ragazzi che non solo portano avanti una grandissima tecnica e sicuramente due dei nomi più importanti, no, della nostra squadra, ma soprattutto quella genuinità di cui parlavamo all'inizio di questa nostra puntata. Non a caso, appunto, hai citato Mimmo e Mattia, che sono due ragazzi, appunto, che sono stati nel settore giovanile del Genoa e sanno che cosa vuol dire indossare questi colori. Allora io volevo invece fare una domanda a Flavio, capitano della Primavera. Allora Flavio, tu ti alleni spesso, sappiamo che ti alleni spesso anche con la prima squadra. C'è un giocatore dal quale tu assorbi di più? Un giocatore che magari è il tuo modello della prima squadra? Ma guarda, ti dico sinceramente, quando arrivi
a giocare, cioè allenarti e ambire a giocare in una prima squadra, sinceramente non ti ispiri a un giocatore. Prendi il meglio da tutti, sono tutti dei ragazzi bravissimi, umilissimi, e ci sono anche tanti ragazzi, tanti uomini che sono dei campioni, che hanno vinto tanti trofei, come Pandev, come tanti altri giocatori, Sturaro. Quindi prendi il meglio da tutti, cioè quello che puoi prendere, impari le cose che puoi imparare meglio, diciamo, le cose migliori da tutti. E diciamo che ci sono tanti giocatori che danno la pelle anche in allenamento, che si battono per ogni cosa, per il Genoa. Quindi prendi queste cose le prendi. Giusto. Luca, ti volevo chiedere questo: indubbiamente tra i mister di primavera e prima squadra c'è uno strettissimo rapporto. Nicola ti chiede qualcosa in particolare in termini di preparazione tattica dei tuoi ragazzi che poi vorranno e in questo caso vediamo approdano nella prima squadra? Guarda, ti rispondo con molto piacere a questo, perché purtroppo il periodo del Covid con il lockdown non ha permesso una comunicazione molto, molto fluida, no? Ovviamente quando ci chiedono i giocatori, ci chiedono il ruolo che serve, ovviamente noi cerchiamo di dargli anche tutto lo storico dei ragazzi, perciò quando i ragazzi vanno su li conoscono. Poi abbiamo dirigenti e collaboratori che sono in prima squadra, che hanno fatto il settore giovanile, perciò conoscono i ragazzi. Purtroppo non siamo riusciti ad avere diciamo un rapporto molto assiduo, perché non c'è stato possibile. Io spero che Davide rimanga a lungo nella nostra società per instaurare proprio con lui quel tipo di rapporto che credo sia fondamentale per i nostri, soprattutto per i nostri ragazzi, perché più noi ragazzi riusciamo a mandare in prima squadra anche solo a fare allenamento, e ne guadagniamo, più ne guadagniamo, cioè voglio dire, l'importante è che i nostri ragazzi quando vanno su non facciano scadere l'allenamento, che è la cosa fondamentale, perché non hanno tempo su di sopra da lavorare in modo specifico, no? Loro devono per forza prendere il meglio che tu offri in quel momento e poter ascoltare per il periodo che hanno bisogno. Poi le rose sono talmente ampie che effettivamente si fa fatica a far poi giocare i nostri ragazzi nella nostra prima squadra. Allora, come vedete, ho preso in mano la cartellina perché è arrivato il momento, insomma, importante della lettura ufficiale delle formazioni che stanno per scendere in campo. Quindi tra pochi istanti live qua sul campo, chiaramente per gli addetti ai lavori, ma anche su Genoa Warm Up, avrò il piacere di leggere le formazioni di Genoa Spalle, anche se chiaramente sui social già si è visto quali saranno gli 11 titolari di questa partita. Pochi istanti, lascio la parola a Sergio, io tolgo le cuffie e tra poco vado live con la presentazione delle due squadre. Sì, intanto riprendiamo, nel frattempo attendiamo prima delle formazioni. Io volevo parlare, visto che si parla di social, se abbiamo tempo, tanto lui, vediamo se Andrea inizia con la formazione, stiamo zitti. Però il rapporto che avete con i social, parto prima con Arianna Giupponi. Social, Instagram sicuro? Sei molto social, Arianna? Ma il giusto. Perché comunque bisogna anche stare attenti a quello che si mette e a non mostrare, a mandare messaggi che non si vogliono e non si devono mandare. Quindi abbiamo fatto anche degli incontri con lo staff appunto del Genoa parlando di social, e incontri che appunto sono stati molto d'aiuto, perché bisogna crescere anche sotto questo punto di vista. Certo, giusto, giusto. Invece Flavio, social come li vedi? Sì. Stessa cosa. Sì, esatto. Bisogna riuscire a separare la vita privata dai social, perché diciamo che è un lavoro. Attenzione, oltre che una campionato Serie A Team, incontro Genoa Spalle. Ecco le formazioni delle squadre in campo. Spalle, Letizia 25, con numero 4 Cionek. Con il numero 23 Vicari, col 41 Bonifazzi, col 13 Reca, col numero 7 Missiroli, numero 96 Tuniov, numero 14 Dabò, con il numero 21
Strefezza, con il numero 10 Floccari, con il numero 37 Petagna, allenatore Luigi Di Biagio, a disposizione per la SPAL, 22 Tiam, 65 Meneghetti, 6 Valdifiori, 11 Murgia, 19 Castro, 26 Sala, 27 Felipe, 31 Di Francesco, 32 Cerri, 40 Tomovic, 66 Salamon, 77 D'Alessandro. Arbitro dell'incontro il signor Marco Guida di Torre Annunziata. Assistenti Fiorito Cecconi, quarto uomo doveri, VAR Mazzoleni, assistente VAR Tegoni. Allora adesso prima della formazione del Genoa, chiaramente chissà in questo momento Andrea Carretti, cos'è? È la concentrazione, mi fa impazzire perché di solito noi siamo sempre sul campo a vederlo e adesso, in questo inizio. Momento adesso partirà e chiaramente parte. Si gonfia. Sta montando, guarda. Sì, la sta preparando, la sta preparando. Concentrazione, già vede lo schema. Ci siamo ragazzi, manca poco. Veramente i ragazzi devono essere carichi. Vai Andrea! Ed ora gli 11 Grifoni con il numero 1 l'airone rosso-blu Mattia Perin. Scende in campo con il numero 5 Edoardo Goldaniga. Con il numero 2 scende in campo Cristian Zapata. Indossa la maglia numero 55 Andrea Masiello. Con la maglia numero 14 il capitano Davide Biraschi. È tornato al Genoa ed indossa la maglia numero 85 Valon Beirami. Scende in campo con il numero 20 il regista Lasse Schöne. Con il numero 29 scende in campo Francesco Cassata. Con la maglia numero 10 Iago Falche. Con il numero 99 Andrea Pinamonti. Immenso con il numero 19 Goran Pandev. Mister Davide Nicola. A disposizione per il Genoa con il numero 13 Icciazzo, 22 Marchetti, 3 Barreca, 8 Leraer, 9 Sanabria, 15 Iagello, 18 Ghiglione, 23 Destro, 30 Favilli, 32 Ankersen, 65 Rovella, 92 Sumarò. Eh beh, che dire. La voce di Andrea Carretti dà sempre questa... noi aspettiamo i tifosi in campo, Andrea sei stato magico come sempre. Grazie, sempre molto come emozionante sempre. Sempre molto emozionante il momento della formazione, ormai sono tanti anni e non si abbassa mai l'emozione, anche la tensione. Poi vedere sulla chat i tifosi che scrivono olè, non ci sono qui, ma lo scrivono in chat, è qualcosa di incredibile, di strano ma bellissimo. Ma noi speriamo appunto con Genoa Warm Up di portare nelle case un po' di campo, di stadio, perché comunque è quello che manca purtroppo ai nostri tifosi, anche perché, anche diciamolo pure, anche ai giocatori, ma anche al pubblico, perché il Genoa è tanto, il tifo del Genoa è unico. E allora facciamo così, dai, leggiamo un po' di messaggi, abbasso la testa per vedere dal computer perché sono tantissimi, eccoli qua, Alessandro Romano vorrebbe Rovella titolare, poi Pierpaolo Caizzi dice, sì, non posso leggerlo al volo, Andrea Genoa dice distruggeteli, formazioni, eccolo qua, Genoa, Cress, Jack, vedete nero, quindi chiaramente danno tutti la carica ai nostri tifosi, e poi vediamo Tommaso Genoa con l'Ole che chiaramente era detto al nome dei giocatori che scendono titolari in campo, poi andiamo su a vederne altri, veramente tantissimi gli amici, ok, tanti ragazzi che stimolano, spingono, dicono forza ragazzi, è il momento giusto, vogliamo i tre punti, vogliamo la vittoria, forza Genoa Ole, Force Ride 561 sempre presente, e poi Samurai Pio, e poi di nuovo Tommaso, insomma tantissimi tifosi che ci seguono in questo Genoa Warm Up. Salutiamo anche quelli che ci vedono in differita, perché chiaramente Genoa Channel mantiene poi tutto quello che è la nostra intervista anche nei giorni successivi, tanti sono gli amici che hanno il piacere di ascoltare gli ospiti presenti con noi. Arianna, volevo farti una domanda velocissima, allora se fossi in questo momento, se tu fossi nella prima squadra, prima di entrare in campo, cosa diresti ai ragazzi? Allora, direi che si tratta di una partita decisiva,
che bisogna impegnarsi al massimo, mettere tutta la grinta possibile, non mollare fino all'ultimo secondo per dimostrare a tutti, ma in primis a noi stessi, che siamo in grado di andare, di portare un bel risultato a casa. Grande, volevo chiedere a mister Chiappino che cosa serve a questo Genoa per centrare la salvezza. Ma quello che dicevo prima, serve una scintilla, serve un risultato pieno che faccia davvero di nuovo comprendere a tutti quanti che la squadra c'è, ben preparata, è un gruppo solido con giocatori importanti, hanno anche, credo, la fortuna di avere all'interno 4-5 giocatori che vengono dal nostro settore giovanile, perciò sanno cosa significa per la gente, per la città, centrare la salvezza, ma io credo che sia ampiamente alla portata, perché poi la squadra anche dopo il periodo di lockdown comunque ha fatto delle buone partite, vedo che parlano tutti di condizione fisica, ma la condizione fisica è relativa. Certo. Perché vediamo le grandi squadre, la fatica che stanno facendo, non è solo una questione di condizione fisica, ha rivoltato un po' tutto, ha livellato un po' lockdown, ha livellato un po' i valori, tranne per 2-3 squadre che stanno lì davanti, per le altre faticano tutte quante, vediamo l'Inter la fatica che sta facendo, perciò non è solo una questione di condizione fisica, sono tanti fattori che concorrono. Beh, allora Flavio, guarda, ci sono ancora tanti tanti messaggi, e tra l'altro è entrato anche un tifoso della SPAL che in modo molto garbato dice di Ferrara, tifo SPAL, è una stagione storta, ma chiaramente noi diamo il benvenuto a tutte le persone che in modo garbato entrano nella nostra chat, ci mancherebbe. Certo. Vai pure alla domanda a Flavio. No. Vai, volevo, Flavio, un incoraggiamento per il Grifone. Credo che ai ragazzi non ci sia da dire nulla, sanno già cosa devono fare, sicuramente oggi daranno il massimo come tutte le altre partite per portare i 3 punti a casa e conquistare quel risultato che ci serve tanto, la salvezza. Io qua ho una domanda di Andre Genoa che dice: potreste chiedere perché non convocano Flavio in prima squadra, quando debutterà? È vero. A chi lo chiediamo? Flavio no, perché voglio dire... Io no, non posso rispondere. E lui non può rispondere. Vabbè, allora lasciamo in dubbio, perché come sentite l'inno del Genoa sta annunciando l'ingresso in campo delle squadre, quindi il nostro tempo è terminato. È arrivato il momento di salutare e ringraziare Luca Chiappino, Arianna Gipponi, Flavio Bianchi, grazie di essere stati qui. Grazie a voi. Ciao Flavio, ciao Arianna. Ciao mister. Ringrazio di cuore Sergio Labruna che come sempre con Radio Italia nel prepartita del Genoa fa in modo che insomma ci siano tutto il calore nonostante la mancanza dei tifosi allo stadio. Grazie Sergio, alla prossima. Grazie a te Andrea, e ringrazio tutti i tifosi che sono all'ascolto di Genoa Warm Up su Genoa Channel, fantastici come sempre, continuate a seguirci perché tutti noi abbiamo bisogno di voi. Alla prossima, ciao, forza ciao, Genoa. Ciao, forza Genoa.